Ciao ragazze e ciao ragazzi, ma soprattutto ciao mamme. Allora, è tantissimo tempo che non registro video perché appunto ci siamo trasferiti alla casa al mare e in realtà qui non ho la linea internet, quindi è veramente un casino. Finisco internet dal telefono un giorno sì e l'altro pure, quindi mi sono presa anche un attimo di pausa. Però comunque mentre ero qui mi venivano idee su video da registrare, quindi oggi ho detto vai, mi ci metto e vedremo di riuscire a caricarlo in qualche modo. Allora, se avete letto il titolo, il video di oggi parlerà appunto delle cose essenziali da portare al mare con un bambino, quindi per la mamma e per il bambino. Allora, da dove partire? Innanzitutto sto facendo proprio questo video a braccio così. Comunque, innanzitutto la cosa che voglio dire è che io nella mia borsa del mare metto appunto solamente le cose essenziali, non sono una di quelle persone che prende e parte con le valigie per andare in spiaggia. Mi è capitato di parlare con mamme che vedono le vacanze al mare con i bambini come paradossalmente il periodo più difficile dell'anno, perché poi soprattutto se il bambino non è ancora svezzato o se il bambino ha ancora il pannolino, insomma, può diventare un'impresa veramente veramente difficile, però se noi andiamo al mare è per rilassarci, per stare tranquille anche noi comunque, per goderci un po'. Certo, non possiamo metterci lì a prendere il sole in spiaggia come si faceva da giovani, però comunque giocare con il nostro bimbo, con i nostri bimbi, in tranquillità e senza dover pensare a fare i traslochi ogni volta che si va in spiaggia. Quindi questa è la premessa. Poi, premessa numero due, io per andare al mare non uso una borsa del genere, quindi la classica borsa del mare. Perché? Perché queste borse qua rimangono generalmente sempre aperte, essendo borse del mare o in paglia o comunque in tessuto fatte apposta per andare sulla spiaggia, rimangono sempre aperte, sono prive di tasche, quindi mi ritrovo a dover fare mille borsette e borsettini dentro e comunque mi ritrovo sempre, sempre poi la sabbia. E non le trovo utili, soprattutto perché mi devo incollare tipo questa mega borsa in un braccio e camminare, non lo so, con i pesi sotto il braccio. Quindi, abolita la borsa del mare classica, io preferisco o uno zaino, però in realtà non esistono dei zaini rigidi molto molto capienti. Ma la cosa che prediligo io è la sacchetta, come la vogliamo chiamare? Io la chiamo sacchetta. È praticamente lo zaino fatto di sacco proprio, di tessuto, che si stringe e in questo modo si mettono le bretelle dietro e diventa proprio uno zainetto. In questo modo è semplicissimo da riempire, quindi inizio a mettere la roba tutta dentro così inciafrugliata come faresti in una borsa del mare classica, però appunto non entra la sabbia, è chiusa e soprattutto le mani si hanno libere per dare mano al bambino o per reggere i secchielli, palette, eccetera. Quindi, fatte queste premesse, iniziamo subito con le cose che io metto dentro la borsa del mare per andare appunto in spiaggia con mio figlio. Allora, innanzitutto, vabbè, partiamo dalle cose più classiche, portafoglio con documenti, perché può sembrare banale e scontato, però in realtà se ci fermano per strada puoi aver rubato il bambino che stai portando con te, quindi comunque avere un documento tuo e del bambino nel portafoglio è sempre utile, o comunque avere dei soldi appresso è sempre utile. Poi, acqua. Io porto sia una boccetta d'acqua così piccolina per bere, solitamente la porto con questo coso qui così non, diciamo, beve meglio, almeno mio figlio riesce a bere meglio con, diciamo, il ciuccetto qua, non so come chiamarlo, per la bottiglia d'acqua e ne porto anche una grande che solitamente utilizzo per sciacquarlo, per non metterlo appunto sotto la doccia fredda, magari dopo il bagno al mare, o comunque se ha tanta sabbia e il mare è mosso, non posso lavarlo nel mare, lo metto, scusate, sto morendo di caldo, lo metto dentro, lo sciacquo con l'acqua proprio, però per non consumare quella che beve lui, mi porto anche una bottiglia di acqua più grande. Poi, in questa sacchettina qui, a parte, che in realtà metto sia nella mia borsa normale sia quando vado in spiaggia, c'è tutto il kit di sopravvivenza anti-Covid, quindi mascherina, gel disinfettante se uno tocca lavandini, cose in spiaggia, della doccia, eccetera, e salviettine,
appunto per lavare le mani a lui in modo veloce, ecco, oppure per anche lavare, pulire la faccia, tutto dentro, insomma, questa sacchettina, in modo tale che così la sposto di borsa in borsa a seconda dell'evenienza. Faccio così da quando è finita la quarantena. Poi altra cosa, vabbè, i miei occhiali da sole e gli occhiali da sole di Leonardo, se li trovo, eccoli, che sono questi qui della Chicco. Li abbiamo presi l'anno scorso, ma ovviamente era troppo piccolo l'anno scorso per metterli, non se li teneva. Poi lui è uno che, se c'ha un fastidio, cioè il cappello, gli occhiali, cioè le scarpe, sono tutte delle grandi lotte per farli tenere. Però ultimamente, soprattutto in realtà quando andiamo in bicicletta e anche al mare ultimamente, vuole metterseli. E sono molto comodi perché sono praticamente di gomma. Cioè sono una plastica un po' mista a gomma, penso, perché sono proprio flessibili e non si rompono, non si spaccano. E poi ovviamente le lenti sono UV, con protezioni appunto anti-UV vere, quindi, perché comunque la marca è la Chicco. E quindi lui si diverte a mettersi gli occhiali come i miei, quindi glieli porto sempre. Poi, cappellino. Allora, io ne ho diversi in realtà e devo dire sono tutti di H&M. Questa qui è la taglia 12-18 mesi, che sono praticamente, non so, non ci stanno scritti i centimetri. Comunque, la cosa che è importante è che io ho preso cappellini, comunque mi sono fatta regalare cappellini tutti di questa tipologia qui. A ombrello, non so come si chiama questa, tipo a pescatore, insomma, e non i cappellini classici con la visiera, e l'ho fatto per diverse ragioni. In primo luogo, avendoci la visiera tutta intorno, protegge anche il collo. I cappellini classici solo con la visiera davanti praticamente ti fanno l'ombra davanti, ma dietro il collo molto spesso uno si brucia. Noi donne abbiamo i capelli, ma magari i bimbi maschi, avendoci i capelli molto molto corti, si possono bruciare questa parte delle spalle e del collo. Quindi l'ho preso in questo modo per questo motivo, e anche l'ho cercato con i laccetti. Appunto, Leonardo è uno che, se si sente le cose ballare in testa, muoversi, tende proprio a frullarli. Invece in questo modo, essendo ben saldo, legato sotto il mento, lui può giocare, correre, questo cappello non gli si muove, non gli va davanti gli occhi, sta immobile, fermo così, e devo dire riesce a tenerselo per più tempo. Quindi io consiglio i cappellini fatti in questo modo qui. Poi, asciugamano del mare. Io prediligo un asciugamano in microfibra, non in cotone, lo so, però tanto si tratta solamente di asciugarlo al volo prima di andare via, quindi non è che ti tieni la microfibra, non è che lui si tiene la microfibra a contatto per chissà quanto tempo, insomma. E prediligo quelli in microfibra perché sono minuscoli, possono ripiegarsi e occupano pochissimo spazio dentro la borsa. Poi mi porto sempre per me un pareo, sciarpa, qualcosa per coprirmi se magari c'è vento e sono bagnata, l'asciugamano ce l'ha lui, oppure non lo so, voglio mettermi una cosa al volo per fare una passeggiata e coprirmi il costume. Insomma, devo dire, mi porto sempre questa sciarpa appresso, che mi è stata donata dalla mia amica Sofia. Ciao Sofia, se vedrai mai questo video. E, però molto utile perché appunto di colori misti. Ecco, una cosa che consiglio è una sciarpa, un pareo, qualcosa mezzo colorato, così sta bene con tutto, va bene per qualsiasi evenienza. Io questa qui me la porto sempre in borsa. Poi, altra cosa, vabbè, passiamo alle cose proprio indispensabili, indispensabili: creme solari. Allora, io utilizzo queste qui che sono della marca Bioniche. Perché utilizzo queste qua? Perché io ho appunto l'allergia al nickel, e queste qui sono prive di nickel, prive di conservanti, senza profumo, senza glutine, proprio ipoallergeniche praticamente. E per me ho preso una protezione 30. Io solitamente inizio sempre l'estate con una protezione 30, anche se devo dire la verità, io non sempre riesco a mettermela la crema, perché ci sono volte veramente che succede il panico, tipo, quindi devo sbrigarmi e non lo so, magari me la metto solo in faccia e sul petto, che sono le parti dove mi brucio di più.
Però comunque no, l'ho usata un po' quest'anno perché la sento quasi finita. E per invece Leonardo ho preso una protezione 50 che è proprio fatta per baby sun e kid skin, quindi insomma è fatta proprio per i bambini piccoli, insomma, dai 6 mesi in su se non sbaglio. Sì, dai 6 mesi in su. E questa qui, se non vado errata, è costata 17 e quest'altra più grande, il formato più grande 25. Quindi comunque sì, io preferisco un po' investire sulle creme solari. Anche l'anno scorso, che appunto era la sua prima estate, gli avevo preso una crema molto buona perché comunque appunto io soffro di allergia al nickel, lui ha la pelle molto delicata a causa della dermatite atopica e quindi comunque preferisco comprare una crema un po' più buona rispetto alla classica Nivea Baby da 10 euro e poi tra l'altro l'ho pagata così scontata in farmacia, quindi costavano ancora di più, però comunque preferisco investire per non ritrovarmi bolle, cose varie sulla pelle che già ne abbiamo abbastanza. Poi, altra cosa molto importante è questa cosa qui che io mi porto sempre appresso. Si chiama Zan Zero Bio Gel ed è un gel biologico a base di aloe vera ed oli essenziali di origine naturale che praticamente serve contro le punture di api, vespe, mosche, tafani, zanzare, meduse e piante urticanti. Praticamente è un gel lenitivo post puntura, molto semplicissimo così. E però la cosa positiva è che questo qui, preso appunto in farmacia, oltre ad essere biologico, è senza SLES, senza PEG, senza parabeni, alcol, profumo, insomma, è proprio testato anti, anche questo ipoallergenico ed è soprattutto nella formula delicata dai bambini dai 6 mesi in su. Quindi comunque non si sa mai, però mette il piedino su una cosa e c'era una vespa sotto e si pungica con la vespa, una medusa al mare, una tracina. Non lo sai comunque come si può mettere la giornata al mare con un bambino, quindi io me la porto sempre dietro. Per il momento l'ho usata solamente per i pizzichi di zanzare su Leonardo, invece l'ho usata su me per una puntura di vespa, appunto. E devo dire, ha fatto il suo lavoro, ecco. Perché ha adempiuto subito il suo lavoro. Poi, altra cosa molto importante è una magliettina di ricambio. In realtà, molto spesso ne porto due, non soltanto una. Dipende quanto devo stare al mare, ovviamente. Però, magari se vado al mare, magari, fino alle ore, diciamo, del tramonto, prima di cena, così, ne porto due perché magari una se l'è già bagnata, o comunque se la sbava, o comunque se la rischizza dopo che gliel'ho messa, e poi magari tira sempre quel venticello, il sole sta tramontando, prima che si frega, gli cambio la maglietta. Quindi solitamente ne porto due, però se vado al mare la mattina, semplicemente una, giusto così di emergenza. Poi devo dire la verità, io non gliela metto mai al mare, cioè io non sono una di quelle mamme che il bambino lo incremano, lo fasciano e poi tieni sei al mare, tipo così mummia, con 12 strati di magliette per non farlo scottare, no. Cioè Leonardo è un bambino abbastanza selvaggio sotto questo punto di vista, cioè lui prende, va, si rotola e quindi comunque la maglietta non avrebbe senso, cioè cosa si fa al bagno con la maglietta? Lui appena arriva in spiaggia si butta sulla riva e quindi non avrebbe senso. La maglietta gliela porto così, tanto per emergenza. E porto per emergenza anche un pannolino, anche se devo dire la verità, non lo so manco io perché lo porto, perché in effetti quest'estate stiamo iniziando a spannolinare Leonardo. Poi farò un video dettagliato alla fine di questa esperienza per tirare le somme di come è andata questa cosa qui. Però di fatto quando andiamo al mare, noi appena arriviamo in spiaggia, glielo levo subito il pannolino e diciamo da quando sta in spiaggia a quando torna a casa non glielo rimetto più. Se lui deve fare pipì me lo deve dire e cioè gliela faccio fare nel mare, ovviamente. Però se magari la deve fare, che ne so, nel tragitto dal tragitto dal mare a casa, siamo molto molto vicini, però se la dovesse fare o comunque se dovesse fare la cacca, lui me lo dice e io ecco,
gli metto il pannolino. Quindi in realtà il pannolino è puramente per la cacca. Questa è la verità. Giusto per le emergenze di cacca. E poi, ultima cosa che devo dire, ho trovato super super interessante. Allora, questo qui che cos'è, direte voi? Praticamente è una cintura che si mette alla vita e si stringe così, dove qui ci sono delle tasche, delle vere e proprie tasche chiudibili dalla cerniera lampo e sono due belle capienti perché in realtà sono tutte arrotolate, cioè però c'entra tantissima roba se sono stese, eh. Cioè non so se riesco a farvi vedere. Comunque c'entra tantissima roba e sono anche catali frangenti perché nasce come attrezzatura per andare a correre, per essere leggeri, per andare a correre in bicicletta, insomma per fare lo sport. Io me la porto molto spesso, no, senza molto spesso, me la metto sempre dentro la borsa del mare e molto spesso la utilizzo in spiaggia. In che modo? Praticamente me la metto a tracolla in questo modo qui, sempre facendo andare il cellulare dietro, non tenendomelo sul cuore se voglio campare ancora per un po'. Però comunque me la metto così a tracolla. Se magari andiamo a fare una passeggiata, non mi va di portarmi tutto lo zaino perché magari andiamo sulla riva del mare, quindi con le ondine che stanno a riva me lo schizzo, faccio e mi metto semplicemente chiavi, telefono e non lo so, quello che mi può servire momentaneamente. E me lo metto a tracolla in modo tale che così anche se vogliamo camminare un po' nell'acqua, un po' fuori l'acqua, insomma un po' sulla sabbia, eccetera, ho le mani comunque libere, ma il telefono in salvo. Perché appunto mettendola a tracolla l'acqua non è che ci arriva, cioè dovrei proprio tuffarmi con questa qui. E devo dire molto molto utile. Se non sbaglio, me l'ha regalata mia madre e se non sbaglio l'ha presa da Decathlon. Sì, mi sembra proprio da Decathlon. Super comoda. E poi in realtà, ad esempio, io quando vado a correre, vabbè, la metto proprio qua in vita, insomma, me la leggo in vita o comunque quando vado in bicicletta anche. E cioè, non è per niente invasiva come cosa, cioè, non ti accorgi neanche se la metti così girata indietro, sembra semplicemente una cintura, qualcosa così semplicissimo. Quindi, molto, molto utile se faccio delle passeggiate. Poi, non nella mia borsa zaino perché non c'entra. Però in mano mi porto il secchiello di Leonardo. Questo qui è dei 44 gatti, quelli che vanno adesso, insomma. E a Leonardo gli piacciono tantissimo, c'ha già due o tre giochini di questa marca qui, quindi li abbiamo trovati di questi 44 gatti, li abbiamo presi. Però soprattutto li abbiamo presi perché sono super comodi. Allora, praticamente le cose basi sono secchiello, palettine, rastrello, annaffiatoio, formina e passino. Praticamente il passino fa da tappo del secchiello, quindi una volta che si incastra le cose non possono cadere. Fantastico, c'era l'acqua. Ok, e le cose non possono cadere, però ci sta dentro tutto perché c'è una palettina, un rastrellino, la formina e l'annaffiatoio. Ecco, faccio vedere il contrario così. Ok, e praticamente niente, ci portiamo questo qui che è molto molto comodo perché appunto vi faccio vedere, si incastra, si chiude, non pesa niente, quindi Leonardo si può portare il suo secchiellino appresso così da solo. Ultima cosa che consiglio di portare se state al mare magari tutta la giornata con un bimbo, quindi avete pure bisogno di un tempo per farlo rilassare, perché i bambini al mare vorrebbero solo giocare, cioè almeno il mio vorrebbe solo giocare, rotolarsi, correre, buttarsi nel mare, fare cose. Però mi rendo conto che magari chi passa tutta una giornata in spiaggia c'ha anche bisogno del momento magari di farlo calmare un attimo, del riposino dopo pranzo e quindi come fai a catturare la sua attenzione per farlo un attimo sedare? Un libro, cosa c'è di meglio di un libro? Niente. Però in questo caso è un libro impermeabile, quindi se va nella sabbia, se va nell'acqua, se si sporca, assolutamente non succede niente. E io lo consiglio appunto per questo momento qui, magari per il momento del riposino, dopo aver mangiato in spiaggia, oppure magari per farlo calmare un attimo prima di mangiare, non lo so. Comunque può essere un pretesto dove ti metti un attimo seduto sotto l'ombrellone e gli leggi la storiella. Noi abbiamo questo qui di Heidi, che in realtà si trova in libreria, l'abbiamo pagato 2 euro, ma ce ne abbiamo diversi di questi libri, sono proprio impermeabili, cioè fatti proprio di gomma.
e galleggiano anche, perché poi in realtà nasce proprio come libro dolce bagnetto, esatto, come libro proprio per fargli fare il bagnetto. Però io l'ho trovato molto utile in spiaggia, cioè sono quattro paginine che tu gliele leggi, gli fai vedere i colori, i disegni, eccetera, però in questo modo lo calmi un attimo e lo tranquillizzi sotto l'ombra, insomma, magari per non farlo stare al sole nelle ore più calde. E niente, io qui penso di aver detto tutto. Ho tirato fuori tutto il mondo dalla mia borsa del mare, dopodiché ho frascicato tutto rovesciando il secchiello, però comunque penso di aver detto tutto. Non lo so, mi era venuto in mente di fare questo video perché ho pensato che potesse essere utile, cioè nel senso io me lo vedrei, cioè me ne vedo di video del genere per prendere spunti, appunto, magari è ovvio, la crema solare e l'asciugamano ce l'abbiamo tutte in borsa, però già il cosino per portarti appresso il cellulare o la cosetta per i pizzichi di tracina, eccetera, magari un po' più particolare, stesso come il libretto, insomma. Questo è quello che porto io al mare. Però, appunto perché io sono molto molto curiosa e voglio sapere un po' tutto, perché magari mi sto perdendo cose veramente importanti e non lo so. Fatemi sapere giù nei commenti che cosa portate voi al mare con i vostri figli e soprattutto se avete dei consigli. Vi ripeto, io mi trovo meglio con la sacchetta zainetto. Ho scartato subito l'ipotesi della borsa di paglia classica del mare, però magari ci sono soluzioni ancora più alternative e utili per andare al mare con i bimbi, appunto. Ah, ultima precisazione: noi non portiamo né ciambelle né braccioli perché attualmente non è che gli facciamo fare il bagno al largo, cioè lui sta un po' in braccio a noi, diciamo nella riva, e quindi così. Però fatemi sapere perché sono indecisa se comprare braccioli o no per quest'anno per lui, perché probabilmente ce ne andremo qualche giorno da un'altra parte al mare, quindi vorrei un attimo capire se vale comunque la pena comprare questi braccioli o è ancora troppo piccolo, considerando che Leonardo ha 18 mesi, non so ancora come regolarmi, sto un po' leggendo pareri discordanti su internet, quindi fatemi sapere anche questo giù nei commenti. Io vi mando un grosso bacio, vi invito a seguirmi anche su Instagram perché lì sono più attiva, diciamo, non avendo internet qui ci metto molto 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 a caricare sul blog e a caricare su YouTube, però su Instagram comunque utilizzando il telefono la cosa è molto più immediata, quindi aggiorno molto di più la pagina lì, quindi vi invito a seguirmi anche lì. Il mio profilo è Mamma Stai Serena. Comunque giù nell'info box vi metto il link a tutte le mie pagine di riferimento. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!